9 semifinali, scudetto in 10 anni, sono una bella soddisfazione per un presidente. Beh, indiscutibilmente, questa poi direi che fra quelle più sofferte, dove una brava Molfetta ci ha messo in difficoltà ben due volte, e anche oggi Molfetta ha giocato bene all'inizio finché aveva l'opposto che tirava e finché le battute gli sono entrate bene. Così è la pallavolo moderna, si vince e si perde anche da squadre meno, teoricamente meno forti. Due settimane molto intense, c'è anche un'altra Final Four di Champions da giocare, un altro grande risultato. Sì, adesso non so se pensare a Modena o se pensare a Cracovia. È chiaro che anche questo è un impegno importante, insomma noi siamo felici di aver raggiunto la Final Four di Champions in primis e poi chiaramente la semifinale di questo campionato, che è un campionato direi degli ultimi anni fra i più importanti. Tanti successi, una continuità così grande, qual è il segreto secondo lei di questa società, se ce n'è uno, al di là dei giocatori, tecnici, presidenti, dirigenti? No, io segreti ne ho pochi, ho che alcuni anni abbiamo avuto i budget importanti e con i budget importanti, se si ha un bravo tecnico e un buon staff naturalmente, è più facile vincere. Noi abbiamo avuto un periodo importante, poi anche noi abbiamo sofferto di una riduzione di budget e quindi facciamo fatica come tutte le società che hanno i budget circa come i nostri, quindi non esiste un segreto, esiste costruire una storia basata anche su una società che rispetta i patti, che rispetta gli impegni e che costruisce una reputazione che come penso abbia Trento costruito. Trento è ai vertici anche nel basket, di solito fra questi due sport c'è una rivalità nelle altre piazze, da questo punto di vista come va? No, ma c'è una rivalità perché ci stiamo dividendo il pubblico, ci dobbiamo dividere gli sponsor, è chiaro che c'è una rivalità, però cooperiamo, abbiamo collaborato anche per la finale l'anno scorso, insomma abbiamo giocato un mezzogiorno perché non si poteva utilizzare il palazzetto, quindi direi che c'è collaborazione che io auspico rimanga al livello di adesso.